72esima fiera del libro di Como, buonasera, oggi siamo davvero felicissimi di avere ospite con noi a Ciao Como, Bjørn Larsson, buonasera. Buonasera. Allora, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, filosofo, traduttore, ma soprattutto uno degli autori più amati in Italia. Tra i suoi titoli di maggior successo, titoli di opere narrative, La vera storia del pirata Long John Silver, Il cerchio celtico, Il porto dei sogni incrociati, La lettera di Gertrude nel nome del figlio. Adesso però la sua nuova opera è un saggio, questa volta edito da Raffaello Cortina, editore. E oggi alla Fiera del Libro farà un po' un excursus su tutta la sua produzione letteraria, ma ci dà già un anticipo anche a noi. Sì, no, l'idea, perché mi hanno chiesto un tema, diciamo, per l'incontro, è il fatto questo libro che è uscito adesso, è la sintesi di, io direi, una vita di riflessioni, di cose, però ci sono già in anticipo, diciamo, nei miei romanzi, elementi che ho ripreso in questo libro. Dunque, se qualcuno ha letto, per esempio, Il porto dei sogni incrociati, non è una grande sorpresa di vedere questo libro arrivare. Ovviamente c'erano frammenti, perché è un romanzo, non è un saggio. Dunque, durante la pandemia, o quando è iniziata la pandemia, sono scappato dall'Italia all'ultimo momento e dopo, a 7 mesi da solo a casa, non potevo neanche vedere la mia figlia in Danimarca. E mi sono detto, adesso o mai? Se tu vorrai, diciamo, scrivere un libro di questo tipo, è adesso. Così ho iniziato. È davvero molto interessante, tra l'altro, l'operazione che lei ha compiuto con questa pubblicazione, perché le scienze sociali, umanistiche, descrivono atteggiamenti, comportamenti, tendenze, però leggevo in una sua intervista che non spiegano proprio in modo specifico cosa c'è dietro tutto l'essere umano. Insomma, il suo libro nasce dal desiderio anche di un approccio un po' più trasversale. Assolutamente sì, ci sono due cose lì. Prima, se uno guarda la letteratura e c'è migliaia di titoli che parlano dell'essere umano, diciamo, in una maniera generica, sono quasi tutti da parte della scienza naturale, neuroscienze, scienze cognitive, biologia evoluzionista e così via. Anche la fisica adesso si mette a spiegare l'essere umano. Invece le scienze umanistiche non hanno veramente preso la, o diciamo così, che in linguistica, per esempio, si occupano soltanto del linguaggio, non vedono il contesto più Più grande ampio, e dunque sì. non hanno argomenti. Quando loro dicono sì, la scienza, la genetica spiega una parte dell'essere umano, però c'è anche la cultura e io mi chiedo, ma che cos'è la cultura? Che cosa è l'elemento di base, la scoperta, l'innovazione che ha fatto di noi Homo sapiens sapiens? Ovviamente la genetica c'è, la biologia c'è, l'evoluzione c'è, però dunque tutta questa discussione, se noi siamo acquisto o innato, e non mena a nessuna parte. E io ho cercato di vedere più al profondo che cosa c'è veramente, quello salto che ha fatto di noi qualcosa di diverso, radicalmente diverso dagli animali. E Non infatti, quindi il passaggio da Homo sapiens a Sapiens sapiens. più o meno questo, sì. Ecco. Però non basta parlare di cultura, dell'umanesimo, dell'umanità, diciamo, come una parola positiva, bisogna, l'etica per esempio, bisogna mettere tutto questo insieme e Certo. questo ho provato di fare. Infatti, lei ricostruisce la storia dell'essere umano per arrivare a isolare gli snodi decisivi che hanno creato questi momenti, questi cambiamenti. E quindi nel libro racconta anche quali sono. Sì. Ci accenna qualcosa in Sì, però c'è un proposito? elemento qui che mi ha molto stupito. Quando uno legge la genetica, neuroscienze, scienze cognitive, e quando studiano il cervello, è quasi sempre un solo cervello. L'importanza dei rapporti fra noi, fra gli esseri umani, per diventare umani. Io lo vedo tre nipotini adesso. Loro arrivano al mondo
coscienza, non tanto, linguaggio, niente, vogliono mangiare, avere un po' di caldo. I rapporti intersoggettivi. Ah, certo. E nessuno ne parla. È perché è troppo complicato forse per mettere su un computer. I modelli non funzionano. E dunque hanno lasciato questa parte lì che è essenziale. Dunque questo è un elemento, l'intersoggettività, non soltanto per stare insieme, però per diventare umani pienamente. E, tra l'altro, appunto, ci sono tanti spunti e ovviamente riassumerli qua sarebbe molto difficile, però mi ha colpito una cosa importante, che è proprio una caratteristica propria anche dell'essere umano, e cioè lei parla di immaginazione. Sì. E l'immaginazione, che è un modo per svincolarsi ed emanciparsi dalla realtà, sì, scrive nel libro. Quindi immaginazione e sentimento del futuro. Il poter ragionare sulle conseguenze delle nostre azioni e poterle prevedere è quindi un appannaggio dell'uomo. Sì, l'immaginazione deriva di questa scoperta, diciamo, di base, che è la rappresentazione simbolica. Ci libera, cioè una specie di liberazione dai nostri sensi e la percezione immediata. E questo ha conseguenze importantissime. Però per esempio l'immaginazione. Quando uno legge un libro di fisica, si parla dell'immaginazione di Einstein, o Carlo Rovelli parla dell'immaginazione per costruire teorie, però non spiegano mai da dove viene questa immaginazione, che fa parte della nostra specificità. E dunque ho cercato di veramente di spiegare, non soltanto di scrivere, che l'immaginazione esiste. Certo. E anche questa, la libertà è la stessa cosa, il libero arbitrio. Dunque i scienziati, soprattutto nelle scienze naturali, hanno una tendenza, si chiama in inglese elephant in the room. Dunque tutti sanno che esiste, però non sanno spiegarlo e dunque fanno finta di niente. Ah. No, è un po' così, è un po' così. Anche l'immaginazione, e se uno pensa alla fede, per esempio, o le credenze, loro dicono non sono illusioni, il libero arbitrio è un'illusione. Però io dico, ma le illusioni esistono. Anche se è un'illusione, ma la fede, credenze, anche questo esiste. E dobbiamo spiegarlo, non diciamo... Non facciamo finta di niente, insomma, dobbiamo entrare nel merito e cercare proprio di scardinare un po' tutti questi concetti, sì, per arrivare a capirli. Sì. Senta, nei suoi libri viene spesso portato alla luce un aspetto interessante, che è il margine di autonomia nel pensiero e nella condotta che possediamo noi, a prescindere dai vincoli di natura sociale e naturale. Dove si trova questo margine di autonomia e questo spazio? E forse questo spazio è l'unico dove abbiamo una piccola libertà personale al di là dei condizionamenti? Sì, e lì ho messo insieme per esempio l'immaginazione e la libertà, perché con l'immaginazione possiamo immaginarsi diverso e anche il cambiamento. Se noi fossimo convinti che non serve a niente, diciamo, fare uno sforzo per cambiare il mondo o cambiare noi stessi, Non faremo niente. Non andremo da nessuna parte. No, alla esattamente. Fine. E dunque questa libertà presuppongo un margine di scelta, di immaginazione. E così cerco di mettere insieme questi elementi che altrimenti sono rimasti un po' qui e là nella letteratura. Certo, lei racconta anche qualche aneddoto personale, per esempio la decisione di non prestare servizio militare. Sì. E che cosa ha a che fare con la difficoltà di applicare una teoria generale dell'essere umano a un individuo specifico, questa scelta, sì, insomma. No, ho preso questo esempio che aveva già utilizzato nel Bisogno di Libertà, un altro saggio che ho scritto, per un esempio che dimostra che le teorie, diciamo, che abbiamo a disposizione, la genetica, le scienze cognitive, le neuroscienze, non reggono. Quando uno ha davanti a sé un individuo con tutta la complessità, per di più l'individuo non è statico, noi non siamo la stessa persona, 15 anni, certo, adesso sono tempo. Nonno, non sono la stessa, sì, c'è una parte che è la stessa, però c'è un cambio e anche lì la scienza fa finta di niente un po', no? Loro hanno questo modello
un cervello che non cambia, che è statico, che è sempre identico, no? E invece i cambiamenti ci sono. Mi è piaciuta molto una citazione che ho letto nel suo libro. Che cos'è l'essere umano? È l'essere capace di staccarsi da se stesso per capire il mondo che ha dentro. È uno scritto del filosofo francese Francis Wolff, che lei appunto cita nel libro. Quindi la coscienza va al di là dell'esperienza soggettiva? No, la parola soggettiva non mi piace in sé. In generale non è una parola che... No, perché se uno considera, diciamo, il fatto che noi siamo sempre in relazione con altri, tranne loro che hanno malattie mentali, che sono diventati pazzi, siamo sempre in rapporto con altri. E dunque la soggettività, secondo me, è l'intersoggettività memorizzata. E sembra che è privato. È sempre il discorso della relazione, sì, con cui abbiamo, sì, iniziato lì, la nostra chiacchierata. Sì, esattamente, lì ci sono pochi filosofi, pochi scienziati che ne hanno pensato. E per esempio in filosofia moderna, ho riletto adesso la storia della filosofia moderna del Novecento fino adesso. E lì, in questo è un libro di 1000 pagine, ci sono 43 filosofi che raccontano la loro filosofia. Quanto ci sono di donne? Ecco che questo argomento, no, non è purtroppo, per caso. Dunque i filosofi maschili tradizionalmente sono lì a camminare, a riflettere fuori mondo. Se loro avessero fatto con i bimbi, andare a fare la spesa, sarebbero stati più calati nel mondo. Mi piace molto questa idea. Sì, e loro avranno capito meglio l'importanza della relazione. È comodo, diciamo, fare il filosofo con la moglie a casa che fa tutto, che è stato così tradizionalmente. È bellissima questa osservazione, la condivido molto. E ho letto un libro adesso sulla filosofia della matematica, idem. Tutti i filosofi della matematica, i matematici stessi, quasi tutti uomini. E dunque diventa, quasi per natura, diventa un mondo astratto che non ha poco da fare con la realtà. E io ho cercato, certo, di ritrovare la realtà. E dunque l'esempio mio della leva era per questo, per dimostrare che la complessità è un'altra cosa, la realtà. Ecco, infatti questo è molto importante, l'aderenza proprio con la realtà, quindi non soltanto le teorie, ma poi tutto ciò che possiamo vivere, toccare, sì, respirare. Sì. È per questo che prendo esempio da Primo Levi, per esempio, e altri libri di questo tipo, per mostrare un po' il limite delle teorie che abbiamo oggi. Certo. Allora, prima di salutarla e ringraziarla per questo spazio che ci ha dedicato, le chiedo un'ultima cosa un po' più personale. Sulla letteratura lei ha scritto: la letteratura somiglia alla mia visione del mare. Sì. Lei è anche un velista. Un luogo dove è possibile sperimentare altre vie, altri pensieri, altre identità, altre passioni, dove è possibile mettersi interamente in gioco. Cosa le ha dato mettersi in gioco nella stesura di questo libro? Io devo sottolineare questa idea, la mia visione del mare, perché il mare in sé non ha un valore. Perché io ho vissuto il mare così, come un viaggio in barca, dove posso andare in altri paesi, e incontrare gente, conoscere altre cose, altre culture, eccetera. Dunque diventa così anche la letteratura per me. Io, certo, cerco di immaginare un mondo diverso dal mio. Quando scrivo, racconto una storia, non ha interesse di raccontare le cose che io so già. Dunque ho scritto sull'islamismo, ho scritto sulla cultura celtica, sui pirati, sull'identità ebraica. Dunque cerco di sfidarmi per vedere cosa c'è nel mondo e raccontare una storia intorno a questo. E quindi cerca di dare il via a quel cambiamento che diceva prima. La possibilità di un cambiamento. E dunque sfido anche un po' i miei lettori, che sono abbastanza fedeli, anche a loro lo spingo, spero, un po' di chiedersi se loro vogliono rimanere le stesse persone nel futuro, o forse oppure se vogliono anche cambiare un po'. Allora, vediamo questo saggio, sì,
Davvero interessante. Bjørn Larson, essere o non essere umani, ripensare l'uomo tra scienza e altri saperi. È proprio il discorso anche degli altri saperi che abbiamo sfiorato, che assolutamente sì. Crea ci la bellezza. Ci sono, però ci sono anche, diciamo, amici assenti, come si chiama, economia, diritto, medicina, perché non ho potuto trattare tutto, ovviamente. Certo, grazie dottor Larson, buona presentazione per stasera, grazie, grazie all'Hotel Metropole Suisse che ci ha ospitato per questa intervista, grazie, e buona Fiera del Libro. Grazie a lei, buonasera.